mondo cambiò all'improvviso quando delle carte cominciarono a cadere dal cielo sulla terra. All'inizio sembravano innocue, così noi ragazzi inventammo un nuovo appassionante gioco. Ma presto ci accorgemmo che non lo erano affatto e che erano dotate di incredibili poteri provenienti da un altro mondo. Mi chiamo Dan e insieme ai miei amici Runo, Marucio, Julie, il grande esperto in persona Sean e Alice formiamo la squadra dei combattenti Bakugan. Bakugan, un obiettivo, due mondi. Duello combinato. Daniel. Ehi Daniel, mi senti? Non può essere ancora a letto, è pomeriggio inoltrato. Ah, sono davvero contenta di sapere che tu e Drago avete fatto pace. Ero convinta che non si sarebbe fatto più vivo dopo che l'avevi gettato nel fiume. Effettivamente non avrei mai creduto che ti avrebbe perdonato così in fretta. Sappiamo che a volte sei insopportabile. Senti da che pulpito viene la predica. Che cosa ne sai di come si trattano i Bakugan? Dici? Con Tigrerra vado d'accordissimo, diglielo. Sì, Runo mi ha sempre trattata bene. Non trovate che sia semplicemente adorabile? Non vorrei interrompervi, ma dovremmo concentrarci su Masquerade. Continua a rubare Bakugan e rappresenta una minaccia per tutti. Non è colpa mia se quell'antipatico mi ha battuto. Daniel! Oh? Alzati, poltrone! Daniel, ma perché non mi hai risposto? Scusa, non mi ero accorto che mi stessi chiamando. Sappi che ero parecchio preoccupata, giovanotto. Su, vieni, ho una piccola commissione da farti fare. Cosa? La farò più tardi, ora sto chattando con i miei amici. È esattamente il contrario, continuerai dopo che sarai andato al supermercato. Ah? Ma non è giusto, questo è il mio tempo libero. C'è un'offerta sulle costolette di maiale che ti piacciono tanto. Ah, è un sacco di tempo che non le cucini. Costolette, adoro le costolette fritte alla griglia al forno con patate. Io rinuncio a capire gli umani. Sono bellissimi. Già, in effetti ne vado molto fiero. Che succede? Ehi, ma che ti salta in mente? Proprio niente, che mi andava di farlo, razza di bambocci. Comunque siete piccoli per giocare con i Bakugan. Si può sapere chi credi di essere? Appunto, gira i tacchi e sloggia. Vogliamo vedere chi sarà a sloggiare? Ecco, bravi, sì, correte da mammina. Ehi, ragazzino. Eh? E tu cosa ci fai appollaiato sul ramo? Ciao, il mio nome è Masquerade. Il tuo nome non mi interessa. Ti atteggi come se fossi un grande combattente Bakugan. Ma sei disposto a metterti alla prova con me, Tatsuya? Certamente, anche adesso. Bakugan, campo di battaglia! Comincio io. Carta del destino in posizione. Carta portale in posizione! Ok, adesso tocca a me. Bakugan, combatti! Bakugan, trasformazione! Non hai alcuna speranza contro il mio Mantris. Non gioca male. Mantris è di attributo fuoco, ma purtroppo per lui non è abbastanza forte. Mi spiace, è giunto il momento di eliminare il tuo Mantris. Bakugan, combatti! Bakugan, trasformazione! Oh, sto tremando, il tuo colosso di latta non mi fa paura. Guarda con che cosa ti rispondo. Bakugan, combatti! Bakugan, trasformazione! Grazie alla carta portale guadagno 200G. In questo modo Stinglash sale a 560G, dovrebbero bastare. A te la mossa! Carta portale in posizione! Bakugan, combatti! E così sarebbe questa la tua contromossa? Preparati a perdere il primo round, pagliaccio! Con la carta che sto per giocare non credo. Carta abilità, attivazione! Oh no, sono nei guai! Eri così spavaldo. Ora invece sei così piccolo.
Mantris e Stinglash divoreranno quel tuo Bakugan in un solo boccone. Non hai ancora capito con chi hai a che fare. Carta portale, apriti! Fatti fuori tutti e due. Mi dispiace davvero molto per Mantris e per Stinglash, ma nessuno può sottrarsi al potere d'Arcus di questa carta. E ora sono in viaggio verso la dimensione del destino. Questa non me l'aspettavo. Non so come darti la notizia, ma i tuoi adorati Bakugan non torneranno più. Stai scherzando, vero? No, quando si tratta di Bakugan io non scherzo mai. Ah, perché non puoi capirlo? Perché mi devi costringere a lavorare qui? Perché? Perché detesto fare la cameriera. Trovo che sia il lavoro più noioso che esista al mondo. Adesso basta, tesoro. Sai quanto ci teniamo io e tua madre. Ok, d'accordo. Ma se entrasse qualche cliente, il tempo passerebbe più in fretta. A quest'ora c'è sempre calma. Dovresti essere orgogliosa della nostra attività, tesoro. Esattamente come tuo padre è orgoglioso di te. Ma guardate intorno. Non c'è un angolo qui dentro in cui non ci sia una foto della sua principessina. Magari poteva mettere una foto in più della moglie. Invece no, e questo non è affatto carino. Già, beh, è normale che un padre sia fiero della sua unica figlia. Ok, ho i genitori più bizzarri di tutto il pianeta. Senti, Runo, è inutile stare qui in tre. Ti andrebbe di farmi una piccola commissione? E me lo chiedi? Oggi al supermercato tutti i prodotti di macelleria sono in offerta. Vai a fare la spesa e ti preparo gli spiedini che ti piacciono tanto. Ah, sì, adoro gli spiedini. Io adoro le costolette di maiale, che bello! Oh, povera me, puoi scommettere che mi imbatterò in Dan? Mi piacciono gli spiedini. Costolette, gli costolette, spiedini, io adoro le costolette. Gli spiedini, costolette, gli costolette. Ah! Aia. Runo? Ciao, Dan. No, non ci credo. Ma vivi in questo quartiere? Già, e tu dove abiti? Qui vicino, proprio qui, dietro l'angolo. Finalmente ci vediamo di persona. Beh, oh sì, era ora. Insomma, dopo aver parlato online per così tanto tempo. È un incontro che dovremmo festeggiare, non credi? Sì, e io so come. Eh? Con un combattimento. Vuoi giocare a Bakugan adesso? Ma no, sciocchino, che ne dici di vederci ai giardini? No, non mi va di toglierti il Bakugan. Lo sai, io sono un grande giocatore. Bene, ci vediamo. Cosa? Oh, mi è caduto il Bakupod. Buongiorno, Dan. C'è un nuovo messaggio. Salve, Dan. Sono Masquerade e avrei una proposta da farti. Troviamoci questo pomeriggio lungo il fiume, verso le 15, e ti consiglio di presentarti da solo. Non sopporto quel prepotente. Qualcuno deve fermarlo prima che rovini il nostro gioco. Scommettiamo che lo fermerò io. Ho perso tempo e adesso sono in ritardo. La mamma andrà su tutte le furie, cavolo! Ehi, il mio Bakupod! Ma che fine ha fatto? Devo tornare indietro a cercarlo. Accidenti, non c'è, ma dove sarà finito? Eppure deve essere qui. A meno che non l'abbia trovato Runo e se lo sia portato via. Scusa, ma tu chi saresti? Io mi chiamo Runo, e a quanto pare è Masquerade che ha organizzato questo incontro. Veramente avrei dovuto combattere con un tizio di nome Dan, non con una mezza calzetta. È Dan la mezza calzetta. Lo dici perché tu lo hai battuto? La smetti di parlare? Se ci batteremo, sappi che ti darò del filo da torcere. Ti sfido a duello adesso! Come vuoi, ma tu mi scuserai se non sono d'accordo. Preparati a perdere. Campo di battaglia! Vai! Ehi! Fermatevi! Runo, si può sapere che fai? Prima rispondi alla domanda. Per quale motivo mi hai seguita fin qui? Beh, io... Per caso hai raccolto tu il mio Bakupod? Sì, eccolo. Ti è caduto, me ne sono accorta quando sei andato via. Ehi! Ma che modi sono questi? Cavoli, ho ricevuto un messaggio.
Un momento, tu non sei Masquerade. No, però sono qui per combattere. Ascolta, Dan, so cosa stai pensando, ma lascia che lo affronti io. Masquerade ha organizzato il combattimento. È stato lui a portarmi via il Bakugan. Quindi, come puoi capire, voglio la rivincita. Forse per te ha poca importanza, ma per me significa moltissimo. Non lo so. Dare inizio allo spettacolo, sì o no? Calmati, amico, oppure hai fretta di perdere. Cosa? Ho deciso che sarà Runo la tua avversaria. Davvero? Mm-hmm. Carta portale in posizione! Ah! Carta del destino in posizione! Ok, Runo, questa è la tua grande occasione. Vedi di non sprecarla. Dipende tutto da te, Juggernoid. Bakugan, combatti! Bakugan, trasformazione! Che ne dici della mia mossa di apertura? Niente male. Fa parte del mio piano di gioco. Aspetta, fammi capire, il tuo Bakugan è una tartaruga. E che cosa speri di ottenere? Già, sono una ragazza e le ragazze non sanno combattere, giusto? Ok, adesso tocca a me giocare. Bakugan, combatti! Bakugan, trasformazione! Carta portale, apriti! E adesso arriva il vento! Il livello di potenza di Garganoid sale a 430 G. Molto bene, tocca a me. Carta abilità scudo fulmine, attivazione! Il livello di Garganoid scende di 100 G. Non capisco, come ci è riuscito? Non lo so, il suo Bakugan ha solo 10 punti in più del tuo. Si sta mettendo male. Devo assolutamente fare qualcosa se non voglio perdere tutti i miei Bakugan. Ehi, Runo, stai bene? Tutto ok? Sì. Bakugan, combatti! Bakugan, trasformazione! Ci sono, non devo più commettere errori. Non ti illudere. Pensi davvero di riuscire a battermi? Ti conviene gettare la spugna. Lascia che me ne occupi io. No. È il mio duello, Tigrerra. Ho studiato una strategia vincente. Sta tranquilla. Come desideri. Vuoi continuare? Mm-hmm. Fidati di me, Dan. Ho la situazione sotto controllo. Ma... È vero, non sono tra i migliori combattenti del mondo, ma so di poter battere quel tizio. Tu mi hai dato quest'occasione, lascia che ti dimostri quanto valgo. Ehi, voi due piccioncini, mi date il volta stomaco. Bakugan, combatti! Ah! Bakugan, trasformazione! Carta abilità, attivazione! Giudice di fuoco! La potenza di Garganoid sale a 430 G. Quella di Saurus resta invariata. È la mia ultima chance di vincere. Annulla abilità! Attivazione! Annulla abilità neutralizza l'aumento di potenza di Garganoid. Almeno ci hai provato. Purtroppo ha ragione. È stata una mossa inutile. Il suo Garganoid è forte, molto forte. Dai, usami! No, ce la faccio anche da sola. Cosa? Bene, è ora di mettere fine al duello. Garganoid, attacca! È proprio quello che volevo. Saurus, carta portale, apriti! Con questa carta il livello di potenza di Saurus diventerà uguale al livello del mio Tigrerra più forte. Non può essere! Aumento di potenza per Saurus. Coraggio, fatti sotto! Ho vinto io. Sta calma, è solo il primo round. Non hai vinto il combattimento. Ormai ho la vittoria in pugno. Bakugan, combatti! Hai avuto fortuna, ma non si ripeterà una seconda volta. Bakugan, combatti! Carta abilità, attivazione. Muro di fuoco.
Peccato tu non sappia combattere il fuoco con il fuoco, perché la mia carta abbasserà il tuo livello di potenza di oltre 50G. Devo riconoscere che è bravo. Virus, attivazione, vai! Cambiamenti nei livelli di potenza. No! Come essere battuti da una ragazza? Allora, sbruffone, che fine hanno fatto tutte quelle arie da campione che ti davi sotto al tappeto? Sei stata fantastica! Come sapevi qual era la risposta giusta? È stato facile, lui gioca proprio come te, è così prevedibile. Carta portale in posizione! Ok, Saurus, ora tocca a te. Bakugan, contatti! Bakugan, trasformazione! Ora basta, stai per finire al tappeto! Bakugan, combatti! Bakugan, trasformazione! Scatenati, Pin Ripper! Buttati su Saurus e distruggilo senza pietà! Carta portale, apriti! Attivazione, adesso! Cosa aspetti? Perché non combatti? Hai ragione, ma stavo riflettendo. Sono stanca di perdere i miei Bakugan. Questo è un gioco, non una guerra. Giusto, Tigrerra? Voi umani siete sempre pieni di sorprese. Ti ho tenuta per il gran finale. Sono sicura che con la tua forza potremo piegare il Garganoid e aggiudicarci la vittoria. Ogni tuo desiderio è un ordine per me. Non possiamo permetterci di perdere, Tigrerra. Metticela tutta. Saurus ti sta aspettando. La tua pazienza è encomiabile, ragazza. Secondo i miei calcoli, la tua strategia potrebbe rivelarsi vincente. Grazie, non sai quanto apprezzi la tua fiducia. Conta pure su di me per sconfiggere Garganoid. Propongo di entrare in azione, vuoi? D'accordo, Bakugan, combatti! Bakugan, trasformazione! Combattiamo! Sei mio! E tu sei pronto, Saurus? Prontissimo! È il tuo momento! Salta! Carta abilità attivazione! Zanna di cristallo! Come ha fatto a... Garganoid è eliminato. Siete stati grandi. Non avevo mai visto un lavoro di squadra come questo. Bravissima, Runo. Lo hai sistemato per bene. Grazie del complimento. Ho fatto del mio meglio. Ah, mi unisco all'umano. Anch'io ho apprezzato la tua strategia di gioco. Le mie congratulazioni. Troppo gentile, Tigrerra. Non ero mai stata testimone di tanta pazienza e bravura durante un combattimento. Wow! Detto da te è un grandissimo onore. Ma bisogna precisare che il grosso l'avete fatto tu e Saurus. Ah, spero che non ti dispiaccia, ma quando combatti sei molto carina. Figurati, non mi dispiace affatto. Guarda, è diventata rossa. Sarà un po' timida. Dan e Runo sembrano andare molto d'accordo. Sono contenta che siate potuti venire a questo piccolo barbecue, davvero. A proposito, le costolette di maiale erano squisite, ce ne sono ancora? Lasciamene una! Dici a me, ma se le stai mangiando tutte tu! Nessuno può portarmi via le mie costolette di maiale, è chiaro? Se non le ha nemmeno toccate, le tue costolette! Non capisco, sono questi i comportamenti che mi spiacciono. Amica mia, non credo che riusciremo mai a capire gli umani.